perché vi spiegherò effettivamente che cosa sta succedendo nei tribunali, effettivamente in Piemonte. Sente? Cosa sta succedendo nei tribunali in Piemonte? Partiamo dal presupposto che il precario già vive una condizione particolarmente pesante, con limitazione dei diritti fin sopra le righe. Certamente quando poi guarda un giornale, io l'ho comprato, non leggo mai Libero, però si meritava di essere acquistato, e legge qualcosa del genere, è naturale che poi, scusate il termine, sono un po' folcloristico, si incazza, il precario si incazza, è normale. Specialmente quando scopre che quello che è stato detto sono tante fantonie, perché poi la Lucrezia Stellacci non ha fatto bene i calcoli, probabilmente fanno male i calcoli in genere, parla comunque di risparmio, però non tiene effettivamente conto dei soldi che dovranno cacciare fuori per pagare tutti i risarcimenti che effettivamente stanno beccando. Allora, cosa sta succedendo in Piemonte? Qui tantissimi siete ricorrenti, ripeto, l'ho detto prima, alcuni già hanno avuto le sentenze, alcuni stanno aspettando le udienze. Effettivamente il precario, una condizione di precario, quando verifica che un diritto è stato violato, può concertare col Ministero, ma arriva un punto dove non si può più discutere, perché il Ministero nega ritualmente i diritti, e quindi l'ultima possibilità è quella di ricorrere al giudice. Io, tantissimi sicuramente l'hanno fatta, noi gli ultimi ricorsi che abbiamo presentato, ce ne sono ancora altri, riguardavano i famosi scatti biennali di anzianità che non venivano riconosciuti ai docenti precari, l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, perché per 3 anni, 36 mesi, il precario veniva mantenuto sempre in condizioni di precario, in violazione, come diceva Marco, di una direttiva comunitaria che ora magari specifico meglio, senza appesantirvi, però vi faccio un po' capire quello che sta succedendo. Però il problema qual è? All'inizio tanti dei ricorrenti che io ho seguito hanno tentato di proporre, diciamo, di aprire la mano al Ministero e dire: guarda, noi abbiamo dei diritti che vengono riconosciuti alla legge, effettivamente riconoscimeli, e quindi io evito di farti praticamente il ricorso con eventuali condanne. Tantissimi di voi